Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Open Music, io sono Alberto e oggi vi voglio parlare dell'album di debutto omonimo della band Ghost Kid. Questa primavera su Open Music abbiamo parlato del nuovo lavoro degli Eskimo Callboy, la band metalcore tedesca, e l'abbiamo fatto con una recensione, l'abbiamo fatto anche con un'intervista con il gruppo, parlando di questo nuovo lavoro con il nuovo cantante che ha rimpiazzato il veterano soprannominato Sushi. Oggi vediamo l'altra parte della medaglia, vediamo Sushi nel suo lavoro di debutto con questo nuovo progetto, questo nuovo gruppo che si chiama appunto Ghost Kid. Questo album di debutto troviamo molto del metalcore degli Eskimo Callboy e troviamo in generale un metalcore molto moderno, improntato per intenderci su quello che troviamo nell'album That's the Spirit dei Bring Me the Horizon, che negli ultimi anni è stato molto, molto imitato nell'ambito metalcore. A livello musicale troviamo un'ottima produzione, troviamo un suono molto pieno in tutte le canzoni e troviamo che i suoni elettronici si sposano molto bene con gli suoni aggressivi, non soltanto a livello strumentale, quindi della chitarra e della batteria, ma anche a livello vocale. L'aggressività della voce di Sushi, che già trovavamo negli Eskimo Callboy, ma qua viene ancora più portato allo stremo con tanto scream, e anche nella voce pulita si trovano molte parti in cui la voce è stridente, le note sono molto alte, e quindi troviamo questa aggressività generale in tutto il sound. Questo loro debutto, i Ghost Kid, hanno voluto puntare su un'esperienza molto cupa. Infatti, se ascoltiamo tutto l'album, avremo appunto questa esperienza cupa e inquietante da tutte le canzoni, ma non solo. Vediamo una copertina nera, molto scura, con un disegno abbastanza inquietante. Tutti i video che sono stati pubblicati per i singoli sono tutti girati con colori scuri e atmosfere molto cupe. Quindi l'unione di questa atmosfera molto cupa e inquietante che abbiamo a livello visivo e i suoni molto aggressivi e le note anche stridenti a volte che si sentono nella voce di Sushi vanno a regalare un'esperienza completa che si basa su questo effetto di inquietudine. Ascoltando quest'album, tenendo in mente il passato degli Eskimo Callboy, del cantante, potremmo quasi dire che l'impressione generale è che Sushi abbia preso il sound degli Eskimo Callboy e abbia semplicemente tolto tutta la parte più giocosa, la parte più felice del loro metalcore, e abbia lasciato la parte più triste, più aggressivamente cupa e inquieta. In definitiva, che cosa penso di questo debutto del nuovo progetto di Sushi, Ghost Kid? Credo che comunque la band abbia voluto puntare molto sul loro debutto, investendo molto su un'ottima produzione a livello musicale, con suoni molto pieni e anche nei video si vede un'ottima produzione. Si vede anche nei featuring con Timi Hendrix, Heaven Shall Burn e Johnny Three Tears dei Hollywood Undead. Personalmente a livello melodico ho trovato soltanto un paio di canzoni che mi hanno fatto voglia di riascoltarle, però comunque è un album molto potente, molto aggressivo e che consiglio a tutti gli appassionati di metalcore. Per questo, considerato tutto, do un 7,5 a questo debutto. Ed è tutto per oggi ragazzi, grazie per aver seguito anche oggi Open Music, scrivete qua nei commenti cosa pensate di questa recensione e di questo album. Alla prossima!